Ciao ragazze e ragazze, eccomi qui, vi volevo mostrare i prodotti della Fito Chance, non so come si scrivino, e sono questi che mi sono arrivati un po' di giorni fa, ma che oggi faccio la recensione. Allora, questa è la tinta labbra che ho applicato oggi, ma è bellissima, nude, non ha profumazione, quindi sono apposta per, molto bella, eh? Sono apposta per chi è allergico, eccetera, è questa. Io ho visto solo questa, quindi penso che ci sia solo questa, perché è ottima comunque, bellissima. Poi vi volevo mostrare altri prodotti che ho acquistato. Uno l'avevo da un po' di tempo fa, di anni, e l'ho regalato a mia figlia perché io anche stavolta ne ho presi due altri di blush e di terra, ma non sono troppo chiari per i miei gusti, allora li regalo a mia figlia, non c'è nessun problema, però perché proprio sono ottimi. Questo è un prodotto fantastico perché ha una crema che vi mostro, una crema che rende luminoso il viso, e questa rosa stupenda che fa da illuminante ed è bellissima. Anche la profumazione alla rosa, e ha la sua spugnetta col suo specchietto, già provati, e sono queste proprio bellissime. Poi ve la faccio rivedere, così non lo sto a scrivere sull'info box. Poi ho acquistato questo bronze booster sempre di Psycho Chance Formula, ed è questo, non si vede niente. Poi se voi andate sul sito vedete quante colorazioni ci sono, c'è il suo specchio e il suo pennellino, come in ogni confezione. È bello, è spolveroso, però è molto bello, vedete, è un bronzer che utilizzerò, per lo proverò sul viso. Sono prodotti ottimi, anallergici e di poco costo. Vi conviene andare sul sito Psico, la scritta è questa, Psico, e li trovate sul sito. Io devo ringraziare Serena che mi ha dato questa dritta, e un'altra ragazza che, ahimè, scusatemi, non lo ricordo, chiedo Ivenia. E poi volevo salutare una persona e non ricordo neanche lei il nome, chiedo scusa. Ho la memoria un po' facilecca, me lo segnerò nel prossimo video e sicuramente vi saluterò. Intanto grazie Serena, e poi anche l'altra persona la ringrazierò con tutto il cuore, e saluterò l'altra ragazza e tutte voi. Il trucco effettuato oggi è con questa palette. Allora vi mostro cosa ho applicato oggi. Questa come base, si nota? Allora, questo con sopra questi glitter sono una cosa stratosferica. Sopra ancora, poi nella piega, ho applicato questo scuro
con questo qua all'inizio, quindi di facile realizzazione. E sotto questo e un po' di questo, la tita nera e mascara. Per il mascara ho una chicca di MAC e ho acquistato e ho applicato questo, è ipoallergenico anche questo, lo voglio testare per vedere com'è. È nuovo uscito, ne parlano bene e ho voluto provarlo. Oggi ho applicato questo qua, vi faccio vedere lo scovolino, le separa subito immediatamente. Cioè, questo è quello con lo scovolino un po' più grande, più lungo. Poi ce n'è uno con lo scovolino un po' più piccino e io ho preferito questo. Poi ho avuto un po' di sconto per il discorso compleanno, quindi mi è andata bene. Allora, vi mostro sempre di MAC, c'è la collezione nuova. E io ho acquistato questo, che è questa floreale primaverile al massimo. Ho acquistato questo e basta di quella collezione perché non trovavo nulla che mi potesse interessare. Allora c'è un lilla, scusate il gomito, fa rumore, fa trito. Allora un lilla come blush, sempre che poi puoi applicarlo come dove vuoi. Questo è arancione, io ho optato per questo, ma sono al tatto gommosi e come dire, sembrano cremosi, ma in realtà è una polvere alla fine della fiera. Si sfumano benissimo, vedete, sono delicati, è un prodotto che io adoro, cioè li avevo già provati ed ho applicato solo un pochino qua con le dita. Poi ho applicato quello rosa, vedete, di ieri, con le farfalline di questa linea e un po' di mio illuminante solito dell'altra collezione. Questo qua io penso che lo utilizzerò per bene. Il rossetto, vi ho detto, ho messo questa tinta labbra spettacolare, nude, ma un bel nude, vedete, che poi si asciuga e va benissimo. La matita in questione è la solita di Huda Beauty che ho trovato nella confezione del cuore, della bocca di pelle. Poi sopra ho applicato due altri prodotti che non colorano, però poco poco ho applicato un pochino di questo di Kiko, ve l'ho mostrato, è lo 01, e sopra ancora ho picchiettato questo di Nabla che avevo preso un bel po' di un bel 2 anni tutti, se non un non 2-1 però sicuro, ed è questo di Nabla, ne avevo presi 2 o 3 insieme ai glitterini e sono fantastici, fantastici, non appiccicano, insomma questo è nude, vi mostro, è la prima volta che lo utilizzo, pensate un po', vedete, è un nude, quindi è un po' come quest'altro, un nude, solo che questo rimane più lucido. Siccome io oggi ero tutta glitterosa, lo volevo un po' lucido. Questo qua non è lucido, è eccezionale anche per le mascherine. Niente, io vi auguro una bella festa della donna, anche se è sempre festa per noi nel senso buono. Dobbiamo pensare alle cose che ci fanno stare bene, nonostante tutti i guai che ci sono in giro, e alla vera festa della donna, il motivo per cui viene festeggiata. Comunque, buona festa.
buon 8 marzo, buona festa della donna e buona giornata a tutti. Un bacione, ciao.